Buongiorno. Come sapete, oggi il Consiglio europeo su Brexit. Io credo che il referendum sia stato un colpo tra i più duri che l'Unione europea abbia subito, però paradossalmente proprio per questo c'è stata una reazione. E credo che ci sia oggi la possibilità di utilizzare anche il negoziato con il Regno Unito come un elemento che contribuisce all'unità e al rilancio dell'Unione Europea. Sappiamo che non sarà un negoziato facile, che dobbiamo avere un atteggiamento non di ostilità, e sappiamo, almeno da parte italiana, due cose molto precise. La prima è che non si può immaginare di scegliere dal mercato unico le cose che piacciono e di rifiutare quelle che non piacciono, e la seconda è che noi daremo la priorità assoluta alla difesa dei diritti acquisiti dei circa 500.000 cittadini italiani che risiedono nel Regno Unito. Senza un accordo su questo non possono esserci accordi seri. Dicevo tuttavia che la sfida non è solo quella di gestire bene il negoziato con il Regno Unito, ma è quella di, nei prossimi mesi, rilanciare l'Unione. E questo non dipende solo dalla nostra unità, ma dipende anche dalla capacità dell'Unione di cambiare su alcuni dei dossier fondamentali che abbiamo di fronte. Primo fra tutti quello di una politica economica che accompagni e non deprima la crescita. Abbiamo finalmente crescita in tutti e 27 i paesi europei, dobbiamo accompagnarla. E secondo, quello di avere una politica migratoria comune degna di questo nome. Quindi l'impegno dell'Italia è un impegno perché, superata una difficoltà enorme che è stata quella del referendum, non si considerino superate le altre sfide che l'Unione Europea continua ad avere e sulle quali dobbiamo continuare a impegnarci per cambiare le politiche e rendere la proposta europea ancora più forte tra le nostre opinioni pubbliche. Presidente, si parla di ripensamenti nei sondaggi della Brexit. La porta potrebbe essere ancora aperta dall'Europa? Ma questo lo scopriremo nei prossimi 20 anni, non nei prossimi 2. Credo che ci sia una decisione presa a maggioranza dai cittadini britannici, e mi pare che il governo di Londra ci stia investendo, addirittura convocando queste elezioni lampo per l'8 giugno. Quindi mai dire mai nel lungo termine, ma è totalmente fuori dal realismo politico immaginare a breve. Oggi bisogna ragionevolmente, con spirito non di vendetta, organizzare una separazione che avrà una complicazione tecnica, economica straordinaria. In questa complicazione noi difendiamo gli interessi italiani, non ci sono grandi pericoli per l'Italia, difendiamo l'interesse dei nostri cittadini nel Regno Unito e difendiamo l'unità dell'Unione. Ma io voglio dire molto chiaramente che non è che l'Unione si dedica nei prossimi mesi o 2 anni al negoziato con il Regno Unito. L'Unione si dedica a rilanciare la sua funzione soprattutto sulle 2 grandi questioni su cui oggi è in maggiore difficoltà: una politica più pro-crescita e una politica migratoria comune. Queste restano le nostre priorità. Su Brexit penso che saremo uniti, ma lo scopriremo nella riunione. Presidente, grazie. Scusi, ci può dire qualcosa sul clima che si è creato attorno all'inchiesta sulle ONG in Italia? Ma io penso che noi dobbiamo essere grati al lavoro che fanno le organizzazioni dei volontari nel Mediterraneo e in tanti altri settori. Senza il lavoro del volontariato l'Italia sarebbe più povera. Se poi ci sono da parte della magistratura
delle informazioni specifiche, credibili e attendibili, non sarà certo il governo a contrastare, ma distinguiamo questo dal fatto che per noi l'attività delle organizzazioni di volontariato è un'attività preziosa e benvenuta. Ci sono traffici, la magistratura indagherà. Ci sono volontari che lavorano per salvare vite umane, benvenuti.